Ragazzi, perché non vi scrivete tutto? Benvenuti o bentornati nel mio canale. Se siete nuovi, vi fermo subito. Iscrivetevi subito. Qua sotto trovate il tastino con scritto iscriviti. Mi farebbe molto piacere e verreste anche voi a far parte della nostra famiglia, che è piccolina, ma voglio bene ad ognuno di voi. E ok, no, ma mi sembrava mi stavo sulle palle da sola con questa frase, però vabbè, voglio veramente bene a tutti voi. E oggi facciamo questo video. Sono molto eccitata perché devo farlo da un sacco di tempo e voglio farlo bene. Non so se vi state rendendo conto di quanto tempo ci ho messo a creare tutto questo scenario, perché ce ne vuole di tempo, ve lo assicuro. Oggi facciamo l'haul del Cosmo Prof, anche se a dir la verità il Cosmo Prof non ho acquistato niente se non quei campioncini che mi davano mentre correvo da una parte all'altra. Sito il blog, male male, andate subito a vederlo. Lo trovate nel mio canale, ve lo lascio qua da qualche parte magari. E ci sarà, penso che ci sarà perché non l'ho ancora messo, secondo me. Se l'ho già messo, sono intelligente come al solito. Ci sarà un altro vlog, o c'è già sul canale un altro vlog dove Sindina del Mulek Temporary Shop ha qualcosa da dirvi, perché sì, ho intervistato Sindina, vi interessa, andate a vederlo. Sono stata appunto per questo haul al Mulek Temporary Shop ben 3 volte, il primo giorno d'apertura che è stato venerdì, che sono andata anche al Cosmoprof, un altro giorno con una mia amica, un altro giorno ancora dove ho fatto l'intervista a Sindina, che è stata stracarina, veramente una ragazza dolcissima, buonissima, bellissima. E quindi, detto questo, vi faccio vedere tutti gli acquisti praticamente di Mulek, i campioncini del Cosmoprof. Se vi interessa il video, cominciamo subito. Allora, ragazze, questi sono i 2 sacchetti che mi sono portata praticamente dietro al Cosmoprof. Iniziamo da questo, che è di Organic Hair Natural Hair Care. Guardate che bel sacchetto, cioè io lo tengo perché è stupendo, guardate qua che rifiniture in oro. E qui dentro c'è un po' di roba che vi devo spiegare. Innanzitutto troviamo questo qua di Rihanna, che è un buono sconto per un make up fatto da make up artist professionista nello store di Sephora dal 6 al 29 aprile. E non lo farò io perché non mi piace essere truccata da qualcuno, più che altro io voglio i prodotti di Fenty e ce l'ho perché sono andata ad acquistare il fondotinta, non acquistare, scusate, l'ho preso in una cialdina da provare ed è fantastico, ce l'ho su anche oggi, ne ho un'altra applicazione basta e sto piangendo perché è diventato veramente il mio fondotinta preferito. Non ho niente di simile, è una cosa fantastica. Io ho anche imperfezioni sul viso, ho problema di imperfezioni sottocutanee e è bellissimo, cioè sembra proprio che me le tolga, mi faccio un lifting, un effetto vellutato, un effetto piallato fantastico. Io vi consiglio di andare a prendere il campioncino per provarlo. Sono 33 euro, quindi io lo prenderò, proprio anche perché non costa tanto se lo andate a paragonare a diverse altre marche. Mi ho anche dato questa cosa qui che non ho ancora capito che cos'è. Se voi siete andate al Cosmoprof e l'ho andata, per favore fatemelo capire, perché cioè adesso lo apriamo perché io non ho ancora capito che cos'è questa cosa. Collagene Peptide Apple Stem Cells Extract. Ma non ho ben capito cosa. Cioè questa è una confezione, no? Una confezioncina che voi andate a creare. Ma non ho ben capito cosa serve. Spiegatemela per favore. Spiegatemela. Capirete mai questo se non avete visto il vlog che deve ancora uscire, mi sa, o che è già uscito, quindi non quello del Cosmoprof. Questo l'ho preso al latte, si chiama latte, poi tè, scritto proprio il tè, quello da bere. Ed è un 5 euro di sconto per Foodora, è qua dentro perché è rimasto lì dentro, però è utile, io era qua, ve l'ho fatto vedere. C'entra niente però, è così il mio canale, se siete nuovi è così il mio canale. E questi sono gli unici campioncini, dovete capire questa cosa, io sono una sfigata. Io sono quella che, una delle poche forse, che tutti i campioncini che danno io li utilizzo, li uso, li amo. Persone con miliardi di campioncini che passavano, che davano campioncini. Io non chiedevo i campioncini perché sono un idiota, forse sì, però non li chiedevo. Comunque, è già vuota questa sacchetta, per questo vi sto dicendo questo. Gli unici campioncini che appunto questo bellissimo sacchetto mi ha voluto dare sono questi qua, che sono appunto Organic Hair, sono 2 maschere per i capelli e 2 shampoo alla cheratina, keratin shampoo. Questi sono i prodotti, ve li faccio vedere. E devo ancora provarli ovviamente perché volevo farveli vedere prima voi.
E questi sono gli unici campioncini che io sono riuscita a prendere al Cosmoprof. Cioè, gente che aveva un sacchetto di queste dimensioni pieno di campioncini, che a me veniva da piangere, e io ne ho. Ok, continuiamo con questo bellissimo sacchettino di Mulac, che quanto è bello, quanto è carino. Questo lo tengo da esposizione lassù in camera mia perché è bellissimo. Allora, dentro questo sacchettino c'erano tutte le volte che acquistate e vi danno un sacchettino a questo Mulac Temporary Shop di Bologna, vi danno questi adesivini qua, che ditemi se non sono carini, è già il terzo, mi sa, che ho e continuerò a tappezzare la mia cameretta con queste cosine. All'interno, solamente il primo giorno, c'era anche Lulberry, l'olio per i capelli, Lulberry 10, che io amo la follia, ho la confezione grande, questo. Ma volevo farvelo vedere. Stracarino. Ditemi se non è carino, per favore, perché è bellissimo. Iniziamo con gli acquisti. Dovete perdonarmi una cosa, perché io ho questo sfondo dietro attaccato e sono attaccata alla porta di camera mia. Quindi magari perfezionerò nel futuro questa cosa, perché non può andare avanti così. Cioè, io mi sono dimenticata di là gli acquisti di Mulac e io non posso staccare questo sfondo perché è perfetto in questo momento, quindi vi spiegherò ora cosa ho acquistato. Ho acquistato in più l'ultimo giorno che ci sono andata, dove Sindina ha parlato per voi, che deve ancora uscire, o uscirà questo vlog, è la centesima volta che ve lo dico, ma amatemi lo stesso. Ho acquistato la spugnetta per il fondotinta, che è fenomenale, veramente fenomenale. Fatemi sapere se volete una recensione sulla spugnetta e il fondotinta, perché ho acquistato queste due cose. E vedo che molte persone l'hanno già fatta e quindi non so se darvi un mio parere personale, anche se il fondo l'ho già utilizzato due volte, quindi magari potrei avere anche opinioni diverse dalle altre. Fatemelo sapere qua con un commentino, per favore. E quindi appunto ho acquistato queste due cose in più l'ultimo giorno. Il mio fondotinta è lo stick numero Monica, si chiama Monica, deve essere il 4 se non erro. E la spugnetta è unica e inimitabile, è quella nera, è quella lì. Un altro prodottino che ho lasciato di là, ahimè, è che ho acquistato il penultimo giorno, quindi il secondo giorno che sono andata dal Mulac Temporary Shop, è un refill per un glitter di Mulac, appunto, ed è quello ramato. Io non so se voi avete presente, qui addirittura ho la confezioncina vuota, solo che non ho il nome, non so dirvi se è cocktail. Mi viene cocktail, ma non sono sicura che sia quello. Cocktail forse era quello azzurro. Questo qua è quello proprio ramato, barra oro, barra marroncino. Avete un mia 3D con prodotti Mulac. Cominciamo con questi prodottini qua. Ta-da! Mulac Daily Mood è stata la prima cosa che ho acquistato perché la desideravo da una vita. Vi farò anche le swatches in questo video, quindi amatemi. Amatemi. E questa è la palettina. Cioè, ragazzi, allora, la vedete usata perché l'ho swatchata certi prodotti. Non ho ancora fatto un make-up con questa. Fatemi sapere se vi interessa. Qui ci sono tutti gli ombrettini. E ragazzi, è fantastica. È veramente bellissima. Ora vi farò assolutamente tutti gli swatch. Il prodottino che vi faccio vedere è Wedding Planner. Non si vedrà quasi niente. Il secondo è Poodle, che è questo bellissimo caramello barra ocra. Cioè, ragazzi, per favore, guardate la scrivenza di questi ombretti, per favore, perché è stupendo. Vogliatemi bene perché è il primo video che faccio così, è il primo video con questa macchina fotografica. E continuiamo con Yummy, che è questo bellissimo, bellissimo color caramello. Questo è proprio un color caramello bellissimo. Un po' un caramello bruciato. Continuiamo con Daddy, che oh mio Dio, cioè ragazzi, io vi giuro che sto appena toccando questi ombretti. Li sto appena toccando, sono stupendi, ve lo giuro. Poi abbiamo la Vie et Rose, che è stupenda, ragazzi. È un colore fenomenale. Io sto finendo le dita, vorrei solo dirvi questo. È bellissimo, fate conto che sta facendo una bella passata su tutto il braccio, quindi va a sfumare l'ombretto.
Continuiamo con Red Blush, che ragazzi, cioè, penso che sia un... cioè, questo è... preparatevi, insomma, perché è bellissimo. Andiamo avanti con BBQ, e utilizzerò il pollice, perché ho finito tutte le dita disponibili. Eccoli qua. Continuiamo con un altro prodottino, e questo è un illuminante. Questo qui è Get Rich Quick, è stupendo, ragazzi, è stupendo, io non so cosa dire di questo illuminante ora. Ve lo faccio vedere perché andrò fuori solo per voi se faccio un danno, dovrei uccidermi. Get Rich Quick. Ora andiamo a prenderlo. Bam, regà, ciao. E questo è lo swatches. Stupendo, raga, è veramente stupendo, è una cosa... Oddio, come? Perfetto. E questo è veramente bello, fa veramente... Sembra quasi che voi abbiate dell'oro al posto della faccia, stavo dicendo, al posto dell'illuminante, perché lascia queste pagliuzze anche dorate, bellissime. Altro prodottino che vado a farvi vedere è questo qua della Freak Show Fetish. È stupenda, cioè guardate anche la confezione, ragazzi, come cavolo è bella. Devo tirarlo fuori per farvelo vedere. Questo è Fetish, è stupendo. Poi col fatto che io ho gli occhi verdi sta benissimo sopra di me. Scusate se sembro un po' una che se la tira, ma sta veramente bene su il mio tono di pelle e tutto. E vado a farvelo vedere. Volevo farvi vedere mentre lo... Eccolo qui, questo qua è Fetish. La Velvet Ink che ho comprato, questa è nella confezione base, è Nice to Me, stavo scherzando, non è questa, è In My Birthday Suit. Questa è la Velvet Ink. Ovviamente io ve la faccio vedere all'incontrario. E questo qui è il colore. Stupendo, questo cambia molto da persona a persona, ho notato. Su di me è un po' più tendente al pescato. Ultimo prodottino che vi faccio vedere, ma è top, è la Freak Show Palette. E adesso vi farò gli swatches su questo altro braccio, perché questo non si può. Raga, lo so che non si fa su questa parte del braccio, ma ho un problema di inquadratura. Quindi, questo qui è Life ed è... Raga, stupendo veramente. Continuiamo con... Ci sarebbe, come possiamo vedere, questo qua che sono i glitter, che sono Change, questi che sono Is A e questi che sono Must. Sono stupendi, ragazzi, eh? Però non ve li faccio perché i glitter non vengono via con niente. Quindi continuiamo con questo qua che è Marionette. E vado ad applicarlo. Stupendo, questo viola. Abbiamo The Snow, che è un blu elettrico stupendo. Abbiamo Trick, che è questo nero con un po' di glitterini che vanno a virare sul viola. Finiamo con The Soul, che è questo Ocra lo color. definirei. Ultimo colore abbiamo Circus. Ed è questo lilla fenomenale, ragazzi. Fenomenale. Veramente bellissima questa palette. Sì, erano i miei acquisti di Mulac, e questa è la mia situazione in questo momento, quindi vogliatemi bene, devo andarmi a struccare le braccia e le dita. Io spero che questo video vi sia stato utile per qualche vostro futuro acquisto, vi sia stato di intrattenimento. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un pollice in su. Se volete continuare a guardare i miei video, iscrivetevi al canale se già non l'avete fatto e lasciatemi un commentino per farmi sapere qual è il vostro prodotto Mulac preferito, cosa mi consigliereste come prossimo acquisto e lasciandomi un commento con scritto se avete già fatto un salto nel Temporary Shop di Mulac e avete avuto il piacere di conoscere Cindy e come vi è sembrata. Io vi mando tantissimi baci, ci vediamo al prossimo video. Ciao!